Ma ti vedo qui nella mia trasmissione sopra in ottava? È mica Erminio Sinni, fammi un po' vedere. Eh sì, è lui. Amica, no, è Linda? E sono Mamma Linda, mia, sì. come stai? Tutto bene? Tutto bene, tu Erminio ti trovo in ottima forma. Sì, benissimo, sto proprio alla grande. Alla grande, eh? Sì. Senti, ma l'accento toscano non l'hai perso, eh? No, tu pensi, 42 anni abito a Roma e ancora c'ho la C della Coca-Cola. Esatto, c'è sempre. Ma senti, come si sta a Roma? Raccontami un po'. Allora, a Roma si sta benissimo, proprio. Poi io ho la fortuna di avere questa casina in affitto che ho trovato, veramente una botta di fortuna, vicino Piazza di Spagna, dove Eh c'ho sì. questo terrazzo, dove c'ho questo terrazzo e si vede il mondo, capito? Cioè, vedi proprio la storia. A volte è doloroso perché ti rendi conto di quanta grandezza c'è intorno e quanto siamo piccoli noi. Guarda, È una cosa vero, è vero. L'arte. stranissima, guarda, stranissima. Ci credo, l'arte fa anche questi scherzi, vero? Meravigliosi. Perché tu raccontiamo un po' di storia tua prima arrivare appunto alla vincita di The Voice nel 2020, ma è solo un po' la fine, no? Ma io voglio parlare un po' degli inizi, perché a 12 anni incominci a familiarizzare col piano e poi a 18 anni ti trasferisci a Roma. Negli anni 80 inizia una lunga carriera, no? Perché inizia a collaborare con Paola Turci, ad esempio. Quella è una storia diversa. Paola Turci era una ragazzina che io la invitai a cantare, poi abbiamo fatto un duo, non ho collaborato, lei ha cantato con me. Con te. E poi, giustamente e fortunatamente per lei, ha intrapreso la carriera solista nell'86 e io sono sempre stato felice per lei perché se l'è sempre meritata e perché aveva una marcia in più rispetto a tutte le altre cantanti che girovano per locali a Roma. E tu pensa, noi abbiamo fatto un duo per un paio d'anni Sì. e il locale antagonista mise Rita Forte insieme ad un altro, però Rita ancora non, cioè non suonava, cantava e basta. Quindi tu pensa, io avevo preso il posto di Stefano Palatresi e Antonio Marcello, però era un periodo che Roma c'era un universo, capito? Da aprirci le serate venne un certo Sergio Cammariere. Sì, Quindi, un certo, cioè, eh. questo, no, questo sì, un certo, appunto. Dico, questo per farti capire il livello dei locali che c'era a Roma in quegli anni, capito? Cioè, per me, per dirti, Sergio è sempre stato l'immagine del pianista sull'oceano di quello di Novecento. Io ho sempre, prima ancora uscisse il film, per me l'immagine era lui. Quindi penso un po'. Lo stimo tantissimo, Sergio, davvero. Mi piacerebbe prima o poi incontrarlo artisticamente. Chissà. Io penso che farebbe piacere pure a lui, mi scherzi. Beh, dai, aiutami, dai, se puoi. Provo. Grazie, grazie. E senti, ricordiamo poi un'esibizione importante, perché nel 92 sali su un grande palco, quello di Sanremo, 93, sì, Sì. e sali su appunto un palco importante come quello di Sanremo, Certo, era produttore. il produttore, è vero? Sì. Mentre io quell'anno gli avevo scritto insieme a Massimo Bizzarri, Resta con me, che è una canzone di punta del disco Eventi e Mutamenti. Lui era il mio produttore e ha creduto in me, mi ha portato al Festival di Sanremo, dove sono arrivato quinto, e Domenico Modugno mi ha dato la musica per la più bella musica di tutto il festival, e un altro premio, il Silb, il più bel testo di tutto il festival. Eh beh, insomma, credo che da lì sia stata proprio una svolta artistica molto importante, vero? Io mi aspettavo una bella svolta artistica, però purtroppo non è successo, ma
ogni cosa comunque ha un suo percorso, altrimenti non, molto probabilmente non sarei diventato la persona che adesso sono felice di essere, capito? Cosa ti è mancato in questa svolta? Allora è proprio l'appoggio totale dei miei produttori, che erano Riccardo Cocciante e Leonardo De Amicis. Però io sono tornato umilmente a fare pianista di piano bar non ho mai fatto un concerto. Ho ripreso la mia strada da operaio della musica. E poi io mi sono autoprodotto un disco in Argentina che si intitola 11.167 km. Come mai questo titolo, Erminio? Perché stavo partendo per Buenos Aires per l'ennesima volta e ho detto ormai era già finito il disco, come lo intitolo? Ma lo intitolo fondo pista prima del decollo, c'era la distanza tra Fiumicino e L'Ezeiza, l'aeroporto di Buenos Aires, che è 11.167 km. Ecco. E da che lì ero, c'avevo una bellissima storia d'amore con Sì. Buenos Aires, è stato anche la distanza che separava i due cuori. Bello, bello, quindi una intricata storia d'amore. Immaginavo, che fosse quello l'argomento. Bello. E prima c'è stato nel 92 Ossigeno. Sempre il 93 Ossigeno, era il 93. disco. Io devo giocarla all'otto, al 92 stasera. Ma lo sai perché tu forse è inconsciamente, però io avevo presentato il disco L'amore, la canzone di Sanremo, l'avevo presentata nel 92. Può essere che mi sia rimasto in Ma testa quest'anno. non l'hanno accettata, l'anno dopo invece, Vedi. prima ancora ero già apparso lì a Sanremo come autore della canzone per Stefania La Fauci nell'89. Poi nel 90 ho partecipato insieme io e lei al Cantagiro del 90, appunto, in qualche tappa del Festival Bar. Poi niente, poi ho detto, sono tornato a fare il pianista di piano bar e ho cercato di capire chi ero, che è la cosa più importante sono andato a scavare a fondo, sono cercato di levare tutto ciò che poteva essere polistirolo dall'anima delle mie canzoni e dall'anima della mia persona, più che altro, perché penso che con The Voice si è capito che non ho maschere, sono trasparente, e infatti la cosa più bella che è successa è il bene che la gente mi dimostra in giro, mi dimostra da tutte le parti, nei posti dove non sono mai stato, e l'applauso più bello è quando mi dicono: Erminio, sei una gran brava persona. E questo è veramente il premio per una vita fatta di sacrifici. Bello, bello. Io ti ho seguito, The Voice, ti favo per te. Infatti è da lì che ho detto prima o poi devo intervistarlo, Infatti ce l'ho fatta. E che bello è stato il duetto con Loredana. Loredana è stato micidiale, proprio. Allora, mi chiama, tu parli di Anima Carbone, E vero? Anima Carbone, certo. Lei mi chiama la sera prima della trasmissione, che io dovevo cantare Il mare d'inverno. Io andavo liscio perché la cantavo da tutta la vita, figurati. Mi dice: senti, te la sentiresti di cantare Anima Carbone insieme a me? Ma non l'ho mai sentita, la vado a sentire, di una difficoltà assurda. Assurda, ho detto, ma poi in tonalità sua, quindi io sono uomo, in tonalità sua, e l'ho dovuta imparare a suonare e a cantare in una notte. Tant'è vero, nella trasmissione si vede che leggo il gobbo, perché chiaramente non solo per le parole non mi ricordavo, ma anche per la suddivisione, qual è la parte mia, qual è la parte sua. Ed è stato, non lo so, è come se mi avesse dato la possibilità di staccarmi tutto il
il negativo di dentro e buttarlo fuori. È una cosa di un esorcismo, è stato bellissimo. Ci credo, ti ho visto proprio in un'altra dimensione, se posso dire. Quella canzone parla, sembra parlare, pensavo, qualcuno pensava addirittura l'avessi scritta io, capito? Per chi che mi conosce, Bello, bellissimo, complimenti. un grazie veramente a Loredana, Ed è una che grande anche lei. lei è una grande, lei è una grande. Beh, no, insieme state bene, insieme. Dovete pensare a qualcosa, chissà. Un altro duetto. Io so, c'ho già la valigia pronta, quando lei mi chiama io vado. Mi piace pressare le persone, non mi piace, non mi è mai piaciuto. Le cose se devono venire è perché devono venire. Esatto, forzarle poi non avrebbe poi quel, no, Se senso uguale. magari avessi avuto un altro carattere, magari avrei fatto molte più cose, ma non, me, cioè, non ce la fa. Io se dovessi chiedere un favore per te, andrei subito, ma per me non so chiedere, Per te no. quindi aspetto lì. Buon lavoro. Grande Erminio, eh? E senti, veniamo alla terrazza, che è il nuovo singolo. La terrazza. La Bello, terrazza. Ti è piaciuta? molto, anche il video. Bello. Video è, tu pensi, sono il padrino di quel ragazzino. Sono il padrino Bellissimo. e mi ha fatto un piacere coinvolgere lui e lei in questo video. Ed è praticamente la terrazza mi è venuta l'ispirazione guardando i gabbiani e i volatili sui tetti di Roma, che hanno altre strade da percorrere, non so le nostre, non hanno i sensi unici, loro hanno come riferimento i camini, i tetti, i terrazzi, eccetera. Quindi ho voluto vedere la terrazza da un punto di vista diverso, scusa, un'altra prospettiva, e che poi alla fine le storie d'amore sono tutte uguali. Belle, sofferenti, brutte, che ci fanno volare, che ci mettono l'ansia, sono sempre stesse. Cambiano le modalità, cambiano le maniere di approccio. Prima c'erano le lettere d'amore, ora ci sono WhatsApp, o c'è un mi piace sotto un link o qualcosa, però poi alla fine quando vai a stringere il sentimento quello è. Bello, bellissimo, mi piace. Adesso il video lo diamo alla fine, della nostra intervista. Benissimo. E senti, arriverà anche un album? Allora, l'album è già pronto da molto prima di The Voice, Sì? soltanto ho aspettato come si chiama, di far uscire la terrazza, perché volevo prima sondare un po' la situazione, anche perché sono autoprodotto, non ho major o qualcosa. Quindi ci metto soldini miei, ci metto l'impegno mio, però è già pronto un disco che io avevo pensato per i pianisti di piano bar, perché io sono un pianista di piano bar alla fine, no? E dato che abbiamo un repertorio che ormai è bloccato da 40 anni, perché non esce più mezza canzone nemmeno se la paghi, io allora ho detto, tanto per così, anche per darci un po' più di stimoli, ho detto voglio fare un disco per i colleghi miei di piano bar. Quindi ho ripreso arrangiamenti e ispirazioni dal fine anni 70, inizio 80, e ho voluto fare una canzone come mi piacerebbe ascoltare a me. Spero di arrivare ai cuori, spero di arrivare alle, insomma, e poi anche un qualcosa di luminoso in questo periodo Buio. cupo. Sì, volevo che uscisse fuori il sole, hai capito? La luce, la vita. Questo ho cercato di dipingere in questa canzone. La serenità, la tranquillità. Le cose belle, semplici, quelle che poi sono il succo vero della vita. Eh beh, certo. Poi so che comunque hai passato col Covid una brutta avventura Eh sì, a noi. però mi ha insegnato molto questa esperienza, e
Non l'auguro a nessuno, però c'è un ricordo io positivo di questa esperienza. Strano, eh? È Strano. positivo. Forse, sì, perché forse mi sono trovato da solo in quella stanzina. Non potevo dirlo a nessuno perché mia mamma tuttora non lo sa. E quindi è quasi una sorta di soddisfazione avercela fatta. Proprio questo fisichetto non mi ha abbandonato, capito? Vedi? Vedi? Grande Erminio, eh? Ti auguro veramente con tutto il cuore di proseguire su questa strada. Grazie, Te grazie. lo meriti. Vedo bene, chi è che suona là? Io la chitarra classica, sì, strimpello, ma non mi ritengo una chitarrista. E in più c'è un tutù anche, sono ex ballerina di danza classica. Ma Quindi, dai, sì, sì, quindi la musica è nell'anima. quello è tanto sacrificio. Eh sì, parecchio, però se c'è la passione non ti pesa. No, spero che la gente continui a seguirmi su Instagram, su Facebook, perché di andare a sentire le mie canzoncine, perché credo che, insomma, ho bisogno anch'io di sapere se sto sulla direzione giusta, Eh giusta. certo, tutti. Poi basta un click, eh? Non è che adesso bisogna dare Sì, il anche segno di non governo. mi piace, va bene, anche Anche non mi non ti piace. piace, però è giusto, giusto. Per tua info, Sì. io mi sono iscritta al tuo canale, in questi giorni Grazie, qui, grazie. ma prego, prego, ci mancherebbe. Grazie. Prego. Ringraziamo anche Francesco di Mento di Parole Dintorni che ci ha messo in contatto, sempre carinissimo e gentilissimo. Loro lavorando, io veramente ne so, veramente l'ottava nota di tutta questa questione. E certo, è certo. E il mio brand partner che è un'ottica, si chiama Santa Lucia di Chiavari, e che mi ha gentilmente fornito questi occhiali per te. Ti piacciono? Bene, sono bellissimi, ci stanno bene. Grazie, grazie mille. E quando passi da Chiavari, Bene, mi faccio sentire, Linda. Va fatti sentire un piatto di bene? ravioli. Ma magari. Eh sì, eh. Ciao Erminio! C'è una finestra che affaccia su Roma, dove il sole risplende a giornate e la notte le stelle hanno i brividi. Anche se siamo d'estate, nel guardare invidiose gli amanti che passeggiano in mezzo alla storia, tra promesse che durano un attimo, che poi domani non avranno memoria. È così bello restare a parlare dentro le auto giù sotto ai portoni, poi gustarsi altre due sigarette. Sottofondo di vecchie canzoni e trovare risposte a domande che cercavi da sempre e che un attimo dopo le ritrovi confuse, perse di nuovo dentro la mente. Ah, com'è bella quest'aria stasera, ci scalda l'anima, ci fa respirare. Ci accarezza, addolcisce i pensieri, ci porta racconti dal mare, che noi qui che respiriamo la storia, e tutto intorno un trionfo di gloria, mentre tu mi stringi forte le mani, adesso siamo insieme, amore mio, rimani. C'è una terrazza che affaccia il suo sguardo dentro una luna piena. Viene voglia di appenderci addosso una grande altalena e volare lassù tra le case fino in mezzo alle stelle. Fino a quando la notte diventa mattino e colora di luce la pelle.
respiriamo la storia e tutto intorno un trionfo di gloria, mentre tu mi stringi forte le mani.